Domenica è sempre domenica. Con questa domenica comincia una serie di domeniche nelle quali affrontiamo una pietra miliare all'interno del Vangelo, del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Il capitolo 6 è quello che riguarda quella che è la moltiplicazione dei pani, ma poi il discorso sul pane eucaristico di Gesù. Il primo episodio è proprio quello che riguarda la moltiplicazione dei pani, che fa un po' da spunto, ci serve poi a Gesù per poter introdurre il resto del discorso. Siamo più o meno nello stesso contesto di Marco e Matteo, abbiamo la folla ascolta Gesù, a un certo punto la gente ha fame, giustamente, e Gesù chiama i suoi e li provoca, dice andiamo a comprare un po' di pane, comprare del pane nel deserto, ma com'è possibile? Sono una marea di persone, ma dai. E allora ecco che avviene quello che è il miracolo della moltiplicazione dei pani, cioè quella capacità che Gesù ha di prendere quel poco che c'è e metterlo nelle mani di Dio. Quando noi prendiamo del poco e lo mettiamo nelle mani di Dio, quel poco diventa tanto, quel poco diventa molto. Ma se contrariamente ad altri Vangeli, il Vangelo di Giovanni non prende questo fatto semplicemente come miracolo per spiegare che Gesù è potente, ma ne fa un po' il cappello introduttivo a quello che vedremo nelle prossime settimane, cioè il discorso sul pane di vita. Sì, sì, il pane che hanno mangiato è un gran pane, è quello che serve per saziarsi, ma è poi tutto nella vita. Ecco, lasciamoci direi oggi con questa domanda: ma quello che noi mangiamo, quello che noi viviamo, quello che noi percepiamo, anche quello che ci viene donato, se vogliamo, è tutto nella vita o c'è altro? Domenica è sempre domenica a tutti. Domenica è sempre domenica.